oggi, come vedete, sono bella illuminata perché ho una nuova videocamera, perché quella vecchia era veramente vecchia e non la potevo spostare, devo stare per forza attaccata al computer per utilizzarla, mentre questa ovviamente posso spostarla, quindi perlomeno all'inizio, se sono di giorno ovviamente. All'inizio posso mettermi qui, cioè all'inizio, alla fine, perché ormai il video l'ho fatto, però questo sarà l'inizio del video. Vabbè, lasciamo perdere. Adesso posso mettermi davanti alla finestra, così sono bella illuminata. Il trucco però purtroppo no, devo farlo con la finestra alle spalle perché qui non ho dove sistemarmi, dove appoggiarmi, insomma. E vabbè, niente, spero tanto che il trucco vi piaccia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Come prima cosa vado a mettere la base Essence su tutto l'occhio. La palpebra mobile vado a mettere questo matitone bianco di Astra. Ora con questo pennellino vado a prendere dalla palettina di Beauty UK questo rosa. E lo vado a mettere all'angolo interno dell'occhio. Lo stesso pennellino dall'altro lato, vado a prendere questo viola e lo applico sul resto della palpebra. Adesso prendo questo pennellino angolato, prendo il nero e vado a creare una V. Vado a sfumare. Riprendo il viola e lo vado a sfumare qui sul nero. Adesso con un pennellino più grande vado a prendere questo rosino qui e lo utilizzo per sfumare il nero.
Poi prendo il bianco e lo applico sotto l'arcata sopraccigliare. Adesso con questo pennellino così piccolino vado a prendere questo colore qui e lo applico sulla palpebra inferiore. Prendo di nuovo il nero e lo metto qui. Adesso prendo una matita nera, utilizzo questa qui di Bell'Oggi, e la applico nella rima interna, inferiore e superiore. Adesso prendo questo eyeliner liquido e vado a fare la codina. Poi traccio una linea sottile sottile. Adesso prendo questo pigmento di Kiko Gold e lo mischio un po' di mixing solution, sempre di Kiko, e utilizzo come eyeliner. Anche qui. Adesso, visto che ho macchiato la palpebra mobile, riprendo il viola e ce lo applico sopra. Adesso vado ad applicare il mascara, sempre questo qui di Essence. Adesso vado a sistemare le sopracciglia. Questo è l'occhio finito. Sulle labbra vado a mettere queste due matite di Essence, quella più scura all'esterno e quella più chiara all'interno. E questo è il trucco finito, spero tanto che vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima.